Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Spartano e ben ritrovati sul mio canale. Palla come mangi? Come state? Non so se per caso avete seguito le mie ultime vicissitudini e vicende, ma mi sono beccato il Covid, sono stato in quarantena praticamente fino a ieri, dove sono uscito per andare a fare il secondo tampone, del quale aspetto il risultato. Sono abbastanza sicuro sia negativo, ma non si sa mai. Sappiamo benissimo che alla sfiga non c'è mai fine. Madonna mia, che ansia terribile. In questo periodo che mi sono ritrovato a passare dentro casa in solitudine, cosa che ormai siamo un po' abituati tutti, mi sono lasciato andare un po' alla nostalgia. Io fondamentalmente sono nostalgico e mi sono ricordato che un tempo io sono approdato su YouTube, qualcosa come 10 anni fa, La Madonna. facendo una diversa tipologia di video, perché molti di voi mi hanno chiesto anche, che è una domanda legittima, perché YouTube nel 2021? Perché aprirsi un canale YouTube nel 2021? Fondamentalmente noia. Diciamoci la verità, tutti quelli che arrivano e approdano su YouTube aprendo un canale sono o gente fancazzista o pigra o chi non vuole lavorare o chi un lavoro come me lo ha perso. Ma questo è un coglione! Ma soprattutto mi ritrovo qui così tardi, diciamo, perché in passato io sono rimasto un po' scottato da una vicenda che portò alla chiusura per tre strike, i tre famosi strike di YouTube, per quanto riguarda i diritti del copyright, perché il mio primissimo canale era fondamentalmente fatto di AMV. Io facevo dei tributi audio video, in particolare di anime e qualche volta anche di film e telefilm. Quindi mi sembrava doveroso fare una sorta di introduzione a questo nuovo tipo di format che vorrei portarvi. Mi è venuto in mente in questo periodo, anche perché sono sincero, se ci avete fatto caso, sono 4-5 giorni che non posto video e per me è relativamente strano, in quanto sono partito sempre con l'idea di voler fare un video al giorno, e solo che ultimamente, lo ammetto, non ne avevo proprio voglia, non ho tuttora l'entusiasmo di mettermi di fronte alla videocamera e fare dei video belli, portare roba. E purtroppo ammetto che aver preso il Covid adesso mi ha parecchio provato a livello di scoglionamento, proprio perché stavo un attimino ricominciando a risollevarmi e invece di nuovo un'altra botta. Ma non siamo qui a parlare di questo, non vi voglio neanche ammorbare con i miei problemi e col mio stato d'animo pietoso. Quindi, come detto, mi sono ritrovato un attimino in un momento di nostalgia che non solo mi ha portato a ricordare di aver conservato da qualche parte nei meandri dei miei hard disk dei miei vecchi video che vorrei mostrarvi piano piano, soprattutto 3-4 principali, ma anche a rispolverare alcuni vecchissimi giochi, capitoli epici della storia della PS1, fondamentalmente 3, che cercherò il modo, tra virgolette, di fare dei video per parlare appunto di questi tre leggendari capitoli della PS1 senza fare freebooting, che mi dicono sia una cosa abbastanza scorretta, e quant'altro. Ma che è sta cafolata? Ma che cazzo stai dicendo? Quindi arriviamo al nocciolo della questione. Io sono qui oggi per presentarvi ed introdurre quella che è stata la mia primissima passione su YouTube, cioè quella di fare
music video, MV, GMV, MMV, di tutte quelle opere che mi sono strapiaciute, in particolare, come detto, la facevo degli anime, ed il problema che mi buttarono giù il vecchio canale fu proprio gli AMV che avevo fatto di One Piece, fu proprio per questo motivo. E quindi un po' me la rischio, un po' oggi questo video lo faccio per prova, vediamo come va, tanto non ho niente da perdere. One eternity later. E direi di iniziare, volevo iniziare con quello che secondo me è uno dei migliori video, se non il miglior video che io abbia mai realizzato. Calcolate che l'ho realizzato qualcosa come, ripeto, 10 anni fa. E volevo partire subito con questo, anche perché credo che oltre ad essere il mio miglior video, è un tributo che io faccio al miglior film mai realizzato nella storia, nonché mio preferito. Ovviamente questo film di cui sto parlando è 300. Io spero che questa tipologia di video vi possa piacere. Come ho detto, io sto ancora sperimentando, sto cercando di sperimentare molto quello che sto facendo, e quindi io vi invito a guardare il video. Se vi piace il video in sé e il contenuto, il format che vi sto portando di questa tipologia, voi come sempre fatemelo sapere nei commenti, ditemi cosa ne pensate e se in futuro può essere un'altra strada da percorrere, un'altra carta da giocare. Ma ho parlato fin troppo, vi ringrazio per la pazienza, mi scuso perché io come al solito non ho il dono della sintesi. Vi lascio a questo tributo che io ho fatto a 300 e vi lascio alla visione di questo video che faremo partire adesso. Spartani, preparatevi alla gloria! Oh!
Bene ragazzi, allora, cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se volete vedere qualche altro video tributo che ho fatto in passato, ne ho uno di Dragon Ball, uno di Assassin's Creed fatto eoni fa. E sti cazzi! Come al solito, fatemi sapere la vostra perché ci tengo, spero che questo video vi sia piaciuto e che non vi abbia ammorbato con i miei problemi. Se non mi conoscevate, io vi invito a lasciare un mi piace, fare un salto sul mio canale, spulciarlo un pochino. Se volete, iscrivetevi e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Stop!